descrivi un po' il caso? Anni 78, che assume in terapia il Coumadin, una pregressa fibrillazione atriale e un pregresso ictus ischemico. Mettere in rete l'emergenza-urgenza significa garantire trattamenti di sicurezza nel posto giusto e al momento giusto. Stiamo parlando di un sistema di rete che si rivolge soprattutto in questa fase all'emergenza urgenza e alle patologie tempodipendenti come l'ictus. Quindi tutto il tema è poter consentire agli specialisti che per primi si trovano davanti al paziente di avere quel supporto tecnico-scientifico e di consulenza per guadagnare tempo, sostanzialmente attraverso l'uso di un dispositivo e quindi una modalità di telediagnosi certificata, noi possiamo dare un supporto specialistico, una consulenza specialistica al medico del pronto soccorso che può iniziare un trattamento tempo dipendente. Stiamo parlando di una patologia in cui il tempo è determinante per la prognosi. Prima si mettono in atto dei trattamenti terapeutici, migliore sarà la prognosi nel medio-lungo periodo per il paziente stesso. Apra bene gli occhi. Benissimo, muova gli occhi verso destra. Sì, va bene, vediamo l'altra. Va bene, mi basta. Signora, direi che come indicazioni alla trombolisi ci sono l'esordio nei tempi, ha un emisindrome sensitivo motorio a sinistra. Direi che si può procedere, se non ci sono altre controindicazioni, vediamo un po' come l'attacco, vediamo come sono gli esami ematici, si può procedere a una trombolisi in vena. L'organizzazione in rete prevede che sui vari punti di emergenza, quindi di primo livello e di secondo livello, tra gli ospedali di Legnano, Magenta e Abbiategrasso, la presenza in pronto soccorso dei dispositivi garantisce la possibilità di fare una visita medica tra i vari pronto soccorsi presenti, il personale specialistico, neurologi su Legnano, su Magenta e il medico di pronto soccorso su Abbiategrasso, e definire il corretto percorso, il corretto trattamento del paziente su invio nell'ospedale Abbo, nell'ospedale di riferimento, addirittura con specialità di neurochirurgia. Lo sviluppo che noi stiamo prevedendo è un utilizzo non solo sull'emergenza, ma anche sull'attività ordinaria di consulenza a distanza. Quindi l'idea è che lo specialista d'organo possa fare una visita a distanza vedendo il paziente e dare la propria consulenza, riducendo il trasferimento dei pazienti, quindi riducendo viaggi in ambulanza dei pazienti. Altri sviluppi che noi stiamo ipotizzando sono di dialogo a distanza tra colleghi, permettere allo specialista, che non è in tutti gli ospedali, di visitare il paziente avendo dall'altro lato un collega non specialista a cui dare consigli su un primo approccio al paziente per un eventuale trasferimento. O anche tra familiari di pazienti, quindi stiamo ipotizzando che un primo contatto tra i pronto soccorsi, anche con contatto con gli specialisti, penso al neurochirurgo, con i familiari, può essere una delle applicazioni utili del dispositivo. Un po' più veloce, cara, un po' più veloce. Il microfono